Quali sono quelle tre cose importantissime per te all'interno di una giornata che, se semplificheresti, ti aiuterebbero tantissimo? Io so già la risposta e te la dico in questo video. Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi mi sentivo un po' una principessa e quindi ho pensato a questo video anche un po' divertente. Ho pensato quali sono quelle aree che aiutano noi donne a vivere meglio, con più semplicità, ridurre i tempi di preparazione, di sistemazione, per goderci al meglio i momenti della giornata, ovvero quelle cose un po' noiose che però bisogna anche fare, quindi prepararci, sistemarci, se vogliamo truccarci e vestirci bene. Se tutte queste cose le facciamo bene, ovviamente ci sentiamo anche bene, questo è importante, perché siamo liberissimi di fare quello che vogliamo, ma dobbiamo fare quello che ci fa star bene. Dal momento poi, inoltre, che sto terminando le ferie, quindi sarà il momento di tornare in ufficio, ho pensato a tutte quelle aree che possono aiutarmi nella morning routine e in generale nella vita anche in ufficio. Di solito la mattina io mi sveglio, devo prepararmi, devo fare una buona colazione, truccarmi, vestirmi e poi prendo la borsa e vado a lavoro. E queste sono tre aree molto femminili, se vogliamo. Quindi ho pensato, andiamo proprio a declutterare queste tre aree per facilitarci un po' la vita. Sostanzialmente è questo l'obiettivo di ogni cosa, semplificare. Questa è stata la parola chiave del 2023, ma sta continuando, perché è una parola importantissima per me. Probabilmente le luci cambieranno durante il corso di questo video perché si è annuvolato, dovrebbe andare a piovere, spero, perché io sono piena dell'estate, ma sto continuando a sudare come se fossi sotto la doccia perché è più caldo di prima. Quindi non lo so cosa vogliamo fare. Voglio iniziare dalla mia makeup station. Da un mese a questa parte ho spostato la mia makeup station in bagno perché ho semplificato molto il mio modo di truccarmi. Lo vedete anche nella mia makeup routine, vi ho fatto un video a riguardo in cui rispondo un po' di domande. Principalmente quello è il mio metodo di truccarmi, che faccio veramente tutti i giorni, raramente utilizzo dei prodotti diversi e in più. Quindi, avendo semplificato a rosso, non mi serviva più una scrivania. Io avevo una piccola vanity in vetro che ho venduto con un cassetto adibito a tutti i miei trucchi, ma oggettivamente era troppo spazio per quello che avevo. Ho provato invece a spostare tutto in bagno in un piccolo scomparto che è questo qua. Ora c'è un po' di casino ed è il motivo per cui voglio registrare questo video ed è appunto quello di sistemare. Sotto ci sono i miei prodotti skincare, quindi tutto ciò che riguarda lo struccarmi, l'idratarmi e i capelli, mentre qui ci sono soltanto i trucchi in questo piccolo porta make-up, diciamo. Tuttavia non ci sono ancora tutti, alcune cose le ho lasciate nel cassetto di cui vi parlavo prima. Quindi voglio vedere che cosa è rimasto di là, eventualmente portarlo qua oppure cederlo se è qualcosa che non utilizzo più. Devo dire che in generale mi ha semplificato molto durante la preparazione la mattina perché non devo cambiare stanza, posso truccarmi qua anche prima di vestirmi adesso che fa molto caldo, quindi per molti versi è molto più comodo secondo me. Io ho un bagnetto molto piccolo, però per fortuna ho anche pochi trucchi e quindi non sento adesso al momento la necessità di comprarne altri, per cui questo piccolo spazietto è più che sufficiente. Poi diciamo in futuro c'è sempre tempo per allargarsi. Iniziamo a tirar fuori tutto, ovviamente. Era il contenitore che stava nel cassetto della cassettiera, appunto, che utilizzavo come vanity. Ovviamente qui non entra, no? E l'ideale sarebbe avere una specie di cofanetto che inserisco qua dentro e all'occasione tiro fuori direttamente così com'è. Al momento non ce l'ho, quindi penseremo soltanto a fare questo piccolo decluttering, capire cosa mi serve, cosa no, e cercare di organizzarlo nel migliore dei modi con quello che abbiamo, perché comunque è importante anche vedere soluzioni con quello che abbiamo prima di poter acquistare poi altro. Sicuramente delle scatoline qui farebbero molto comode, infatti sto valutando in generale l'acquisto di organizer per il bagno, per la cucina, insomma per varie sedi, però al momento facciamo con quello che abbiamo. Per esempio, ho recuperato questi due
portapenne, in realtà sono i classici portapenne che in realtà dovrebbero essere dei portacandeli, candele da IKEA, dovrebbero nascere con questo intento. Io l'ho sempre usati però in camera mia come portapenne e entrano perfettamente qua uno davanti all'altro. E quindi secondo me ci sta molto bene organizzato. Ci andrò a inserire magari in uno le cose che utilizzo tutti i giorni. Quindi il mascara, matita per le sopracciglia, matita per gli occhi, queste cosine qua. Così è anche comodo perché quando vado a truccarmi, semplicemente da qui prendo direttamente tutto il contenitore, mi trucco e qua allo specchio e sono a posto. E nell'altro magari vado a mettere le matite labbra. Eccoci con il risultato sia di sotto che di sopra. Partiamo da sopra, che è appunto il ripiano dei trucchi. Qui ho tutti i trucchi che utilizzo quotidianamente. Dietro ci sono i profumi. Devo dire la verità, io molto spesso non indosso il profumo, ma perché mi dimentico. Non ho uno di quei profumi che proprio mi caratterizza, che fanno pensare a me. Ho sempre preso quelli che mi regalavano, insomma quelli che avevo dentro casa. Quindi li tengo giù in fondo, perché quando mi ricordo ce li ho comunque a portata di mano. Se mi scordo, pazienza. Questa qui perché è una crema idratante viso, ma siccome è colorata ed è più scura del mio viso, io la utilizzo come contouring. Il cestino con i temperini e questa piccola postazione dove sono andata a inserire una piccola palette trucchi della Kiko, altre polveri per il viso, quindi illuminante, cipria e un'altra cipria, questa un po' più scura, le spugnette e dei campioni di fondotinta che dovrò utilizzare. Qua ho dei rossettini, sono 4, veramente pochi, perché anche il rossetto è uno di quei prodotti che non uso molto. Ho il rosa che tengo qua nei quotidiani, qui avrò sicuramente il rosso, un rosa diverso, qua avrò il rosso, un rosa diverso, un altro tipo di rosso, insomma dei colori diciamo un po' più particolari che non indosso sicuramente tutti i giorni, come questo della MAC, che però sicuramente non vado a buttare, anzi della MAC molto buono, le matite degli stessi colori e qui altri prodottini per gli occhi, qualche illuminante, degli ombretti stick, insomma queste cosine che ugualmente utilizzo per dei trucchi un po' particolari ma non tutti i giorni, e giù in fondo tutti i pennelli. Nello scomparto skincare invece abbiamo crema giorno che sto utilizzando al momento, è Eucerin con SPF, una crema giorno sempre per il viso con SPF più alto che utilizzo invece per il mare, crema protettiva solare invece per il corpo, più che altro la utilizzo per i tatuaggi tutti i giorni, crema notte per il viso che è una sorta di maschera, questo è un campioncino che mi è stato dato che userò subito così lo butto, illuminante occhi e crema per i brufoletti, questo è un idratante occhi invece che in realtà ho da parecchio tempo, però non mi piace buttare le cose quando sono praticamente piene, voglio assolutamente finirle. Deodoranti, qui ne uso due perché uno non mi piace affatto ma per lo stesso motivo non lo butto, lo utilizzo finché non è finito, però lo uso in situazioni diverse, cioè se vado a dormire magari uso questo che sudo meno e se invece devo uscire uso quest'altro. Struccante occhi, questo è un contenitore che utilizzo tantissimo, vado sempre a riempirci lo struccante che ha la pompetta, quindi è molto molto più comodo secondo me.
però in realtà dentro c'è lo struccante, quello della Garnier. Qua tengo i dischetti e qua dietro invece i dischetti, invece quelli lavabili. In questo contenitore ho i prodottini ancora da aprire, quindi chiusi, magari ho fatto delle scorte, e i rasoietti che utilizzo per il face shaving, quindi per radermi appunto il viso invece che fare la cera, perché non sopporto il dolore, non sopporto la cera, quindi da tanti anni che utilizzo questi mi trovo benissimo. Alla fine tutte le cose che andrò a buttare sono queste. Per quanto riguarda le borse invece, siamo nel corridoio. Non è uno spazio in cui registro molto perché è semplicemente una zona di passaggio e di storage, e ho questo grande armadio dove ho adibito un'anta appunto per le mie borse. Non ne ho tantissime, devo dire che di quelle che ho non le uso tutte per niente in assoluto. Potrei sicuramente vivere con meno borse e infatti vorrei un attimo capire quali mantenere e quali no, perché anche in questo caso mi sembrano eccessive per l'uso che ne faccio io. Quello che conta comunque in questo decluttering sarà proprio svuotarle, perché la maggior parte delle volte mi rimangono tantissime cose dentro le borse, fazzoletti, scontrini, quindi voglio andare a pulirle, a vedere che cosa c'è dentro e liberarle, sgombrarle, e poi adibire soltanto una borsa che sarà quella che utilizzerò tutti i giorni, principalmente per andare in ufficio. Io, lavorando part time, pranzo a casa, quindi non c'è bisogno di portarmi una borsa grande con anche la schiscetta, mi basterà una borsa veramente quotidiana da tutti i giorni, anche piccolina. Svuotate tutte, ma siccome molto spesso mi scordo due cose, principalmente i fazzoletti, e poi mi capita che magari devo scrivere qualcosa ma non ho una penna, ho pensato di mettere all'interno di ogni borsa almeno un pacchetto di fazzoletti e una penna, così eventualmente se dovessi cambiare borsa, cosa che faccio molto spesso, rischio di travasare tutto e magari scordarmi qualcosa. Anche la bustina del cane sarebbe molto utile metterle in tutte le borse, perché capita che a volte non le ho, vado nel panico, poi per fortuna ho quantomeno i fazzoletti e quindi me la cavo. Alla fine di borse grandi mi sono tenuta soltanto questa rosa, bella capiente, e questa nera che è tipo una forma a sacchetto, anche questa molto capiente, così ho due colori, ma perché le borse grandi non le uso così frequentemente, ho due colori, così posso gestirmele meglio. Qui in questa scatola ci sono tutti i beauty case e i mini size per il viaggio, due ombrelli. Qua invece tengo le borsette piccole, anche qui ho un tipo per ogni colore, nera, rossa, beige e rosa. Devo dire che per delle sere e in generale nella vita quotidiana utilizzo molto più spesso queste, soprattutto d'inverno utilizzo moltissimo queste a tracolla con il giaccone, perché è molto più comoda portarla. Qua invece, che è alla mia altezza, ho questi due contenitori. Qui ho i marsupi e qui ho tutte le cose da mettere dentro la borsa, quindi fazzoletti, cremine, mascherine, anche se spera che non si usino più, però ce le ho qua. Il portafogli, perché lo cambio spesso da una borsa all'altra. E infine qui ho altre borse, diciamo di medie dimensioni. Queste due, ovvero lo zainetto e la tracolla di Uniqlo, sono quelle due che utilizzo veramente più frequentemente, e quest'altra invece un po' più strutturata, che è più una borsa, ecco, da business, diciamo, infatti l'ho utilizzata per colloqui, per andare al lavoro, più professionale, diciamo. Io con questo quantitativo mi ci trovo bene, riesco a trovare tutto velocemente, riesco ad abbinare anche velocemente, quindi anche questo mi semplifica molto. E passiamo ora al clou, una parte importante della casa, che è appunto il mio armadio. Io ho queste due ante qua e queste due ante invece ci tengo soltanto le cose per la montagna. Oggi principalmente ci andremo ad occupare di vestiti ad uso quotidiano, ma soprattutto per l'ufficio, quindi per il rientro a lavoro. Sta finendo agosto e secondo me sarà caldo ancora per tutto settembre, quindi non andrò a togliere i vestiti estivi che continuerò ad utilizzare, ma voglio
voglio capire quali effettivamente ho utilizzato durante quest'estate, quali non mi piacciono più e posso metterli magari su Vinted in vendita oppure donarli via. Non ha senso fare adesso un cambio dell'armadio perché oggettivamente non ci sono le condizioni, anche se l'estate sta finendo. Fare comunque il decluttering dell'armadio più volte all'interno di una stagione, quindi sicuramente a inizio stagione è importante anche per fare il cambio dell'armadio, ma poi se riuscite a farlo a metà stagione e a fine stagione sarà molto utile per capire quali capi state indossando, quali invece no. Spesso infatti ci portiamo avanti dei capi da anno ad anno che poi però continuiamo a non mettere perché ci piacciono, ma magari non ci fanno sentire a nostro agio. Soprattutto se ogni tanto fate shopping, comprate dei capi in più, poi l'armadio andrà sempre ad ingrandirsi, ma di fatto sarà sempre lo stesso numero di capi che continuerete a indossare, quindi non ha senso tenere così tante cose all'interno della casa. Per esempio, ho notato che nell'armadio io ho mantenuto le camicette e i blazer. Questi sono capi in realtà prettamente primaverili che si utilizzano appunto maggiormente in primavera. D'estate con il caldo ovviamente non li ho utilizzati, ma non ho avuto modo di fare decluttering, quindi sarebbe bene toglierle perlomeno secondo me per un altro mese, ancora non si utilizzeranno, e poi magari la mattina comincerà a fare un po' più fresco, quindi un blazer ci sta anche in autunno. Se io togliessi tutta questa parte di blazer e anche di camice, lasciando soltanto quindi capi prettamente estivi, canottiere, magliette, togliendo anche i jeans magari, sicuramente tutti questi capi si ridurrebbero tantissimo e per me sarebbe molto più facile scegliere cosa mettere per ogni giorno. So che può sembrare abbastanza noioso e pesante, ma il cambio dell'armadio e il decluttering diventano pesanti quando le cose sono tante. Quando avete le cose giuste, indipendentemente dal numero, poi per una persona possono essere più capi, per un'altra meno, non è importante, ma se avete i capi giusti sarà molto più semplice per voi andare a combaciarli alla stagione giusta e al periodo giusto. Chiaro è che io ci mettevo una vita a fare il cambio d'armadio, letteralmente uno o due giorni, adesso ci metto mezz'ora, se non sto registrando non vi sto mostrando cose, quindi sono in autonomia e posso farlo anche più velocemente. Molto soddisfatta anche questa volta, già mi sento molto più pulita e organizzata. Ho tolto una scatola qua sotto e l'ho messa sopra, in modo che qui ho messo tutti i vestiti senza che si piegassero. Ne ho letteralmente 5, cioè veramente pochi. Tra l'altro questo lo vado a togliere perché in realtà è molto pesante, quindi me l'avevo dimenticata. E quindi ne ho tipo 4, più i pantaloni lunghi ma comunque estivi, quindi di lino o comunque materiali leggeri. E da quest'altra parte tutte le magliette e canottiere e anche due paia di shorts, così è molto molto più ordinato. I blazer e le camicie le ho spostate nel ripiano più in alto, che è quello in cui faccio un po' più difficoltà a prenderle, ma oggettivamente al momento non ne ho bisogno, ne avrò bisogno magari una sera che fa un po' più fresco, ma penso ancora fra un mese, quindi ha senso che comunque le abbia sotto mano e non nelle scatole, che è molto più difficile prenderle, ma non nello scomparto che utilizzo tutti i giorni, perché non lo uso tutti i giorni. Ho terminato questo piccolo decluttering ed è stato come al solito molto molto soddisfacente, soprattutto perché impiego veramente poco adesso, poche cose, quindi ci impiego poco. La soddisfazione e la sensazione di pulito, di organizzato che ho è impagabile, quindi ogni volta che lo faccio sono molto contenta, anche se ammetto che anche trovare il tempo per queste cose non è sempre facile. Tra l'altro questo video è stato difficilissimo da registrare perché sono passati un sacco di aerei sopra casa mia, uno dietro l'altro, poi il vicino a un certo punto ha iniziato a fare i lavori, poi ha suonato il corriere, cioè
un insieme di cose che proprio oggi mi voleva impedire di registrare questo video, però ce l'ho fatta e spero quindi che vi sia piaciuto e io vi mando un bacione immenso come al solito, ci rivediamo nel prossimo video.